per iniziare questo programma televisivo, qual è, diciamo, la sfida più stimolante che l'ha fatto accettare appunto di partecipare a questo programma? La sfida più stimolante è stato il fatto che è un programma molto reale, molto vero, che assomiglia al nostro lavoro quotidiano, quindi a quello che io faccio in cucina normalmente, quindi il fatto comunque di giudicare il lavoro di queste persone che sono aspiranti chef è un po' quello che io faccio anche normalmente, perché comunque i miei collaboratori, oltre a dargli indicazioni su cosa devono fare, controllo anche quello che fanno, quindi questo fa parte un po' del programma. E poi il fatto di essere in un ristorante vero, no? Servire dei clienti veri e poi vivere l'esperienza di un servizio come avviene nel ristorante, quindi i concorrenti si sono trovati in questa situazione che è quella reale, noi li abbiamo messi subito alla prova per vedere se si hanno la stoffa per poter poi dopo andare avanti, proseguire e vincere le varie prove che devono fare. Quindi vivere al ristorante a 360 gradi. Dal confronto, ti sei confrontato con questi ragazzi appunto che vedremo in televisione, c'è qualcosa che ti ha arricchito dall'esserti confrontato con loro, sia umanamente che professionalmente? È stata un'esperienza, perché comunque ho incontrato 80 persone tutte diverse, quindi il fatto di confrontarsi e giudicare, vedere quello che fanno 80 persone che poi non sono dei professionisti, chiaramente ti fa capire come il mondo della cucina si è evoluto in questi ultimi anni, quella che è la grande passione e entusiasmo che c'è intorno a questo mestiere, perché comunque è un mestiere che ha ancora il suo risultato nella manualità e nel lavoro che realizziamo noi, quindi questo è un po' il valore di questo settore, no? Perché comunque vedi realizzare delle cose, questo incuriosisce molto il pubblico, no? Quindi vedere anche delle persone che non sono dei professionisti mettersi alla prova con grosse difficoltà e fatica, anche perché comunque non è il loro mondo, realizzare delle cose, impastare, buttarsi dentro direttamente, e noi che poi gli stiamo addosso, perché dobbiamo stargli addosso per rispettare le tempistiche, perché comunque bisogna rispettare delle tempistiche, non è che un piatto lo puoi fare in 6 giorni, quindi devi farlo in un'ora, in 2 ore, in quello che è il tempo giusto per la realizzazione. E quindi tutto questo è stato diciamo interessante da vivere in un contesto anche televisivo. Cosa ti ha lasciato questo programma in termini di come cambierà il tuo rapporto con i tuoi collaboratori, se cambierà? Ma non cambierà, perché deve cambiare? Cioè, non cambierà, cioè, non è cambiato neanche durante, diciamo, il programma, quindi non cambierà. Cioè, cambierà perché io sarò sempre proiettato a migliorare, a cercare di migliorare quello che faccio, però il mio modus operandi è quello. Un'ultima domanda, perché forse questo programma, ho visto dalle clip, fa vedere proprio il lavoro duro, forse è importante per te che passi il messaggio che alla fine non è così semplice arrivare a fare lo chef? Come tutti i mestieri, se si fanno bene sono impegnativi, bisogna dedicarsi e bisogna accettare anche le sconfitte, quindi questo deve essere l'obiettivo per chi vuole raggiungere dei risultati, sapere accettare le sconfitte, viverle bene, superare gli ostacoli, non demoralizzarsi mai, quindi gli abbiamo fatto capire questo, che non bisogna demoralizzarsi, non bisogna abbattersi per le sciocchezze, perché comunque le cose importanti sono altre, quindi bisogna, se vuoi raggiungere il risultato, devi lottare in continuazione.